Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo in un nuovo appuntamento con la nostra Master League, signori, con la nostra Roma, con la quale dobbiamo riuscire a raggiungere l'obiettivo della promozione, signori. Allora, intanto vi ringrazio intanto per i like, per i commenti, per i e per il supporto che date a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale, signori, perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti e senza il vostro aiuto non ci possiamo arrivare, quindi vi chiedo questo piccolo supporto da darmi. Detto questo, signori, io nello scorso video ho ricevuto dei suggerimenti interessanti per quanto riguarda il mercato. Allora, mi avete suggerito di andare su Robben, ma io ho cercato, signori, non saprei niente dove andare a trovare. Mi sa che ancora era troppo presto per giocare per trovare Robben abbastanza forte in questo periodo. La Lazio chi c'aveva? Simone Inzaghi, Salas, Veron, tanta roba Veron, Contestato, Simeone, Almeida, Negro, Pancaro, Onesta, Mihailovic e Marchegiani. Ok, e poi mi avete consigliato anche un certo Owen per quanto riguarda l'attacco. Owen effettivamente è tanta roba, signor Owen è un 44, è tanta roba e si potrebbe valutare anche se il mio sogno principale è quello di prendermi Ronaldo, magari riuscissimo a centrare la promozione in Serie A, prendere Ronaldo sarebbe tanta roba, però valutiamo un attimo, di sicuro nello scorso video vi avevo proposto di prendere Roberto Carlos, non ci sono stati grossi, grossi, grossi pareri a disposizione, vediamo un attimino come va avanti, di sicuro signori. In questo video non compriamo nessuno, procediamo con l'incontro e andiamo in campo. Vi chiedo scusa per l'assenza dei video di sabato e di domenica, ma per motivi personali ho dovuto un attimino sospendere la pubblicazione di video. Signori, ma oggi ripartiamo forti e carichi. Allora, andiamo in formazione e appunto per questo devo ringraziare un altro commento lasciato nei video precedenti, quello di Andrea1451. Che mi ha, oltre a darmi dei suggerimenti per quanto riguarda riuscire magari a per quanto riguarda dei dribbling, per quanto riguarda anche riuscire a segnare col pallonetto, mi ha dato anche un consiglio per quanto riguarda l'attacco, ovvero mi ha detto di che devo giocare col rombo in attacco, con le ali non troppo larghe, quindi io non so se il suggerimento che mi ha dato lui sia realmente questo che sto andando ad applicare. Creiamo un rombo e vediamo che cosa succede, signori. Sarà una buona idea? Non lo so, sicuramente mi insulterà in questo video perché non sto mettendo i giocatori giusti come dovrebbero essere, però, vediamo un attimino. No, Espimas deve stare qua, sì. Boh, Espimas deve stare lì, zio. Niente, lo doveva cambiare per forza, mannaggia te. Ximenes deve uscire per... Ah, Miranda è squalificato. Ok, quindi giocano Vorlanghen. Cellino non vede il campo nemmeno se mi paga. Quindi Vorlanghen, Matt, Totti, ok, Castello attaccante e Espimas a posto di Bolatta gioca Babangida che per questa occasione ovviamente lo mettiamo sulla fascia che mi piace di più, lo mettiamo di qua. Detto questo non perdiamo tempo signori, partiamo in campo e scendiamo in campo contro il Parma, signori, scontro diretto, se non ho visto male lo scorso all'inizio del video in classifica il Parma c'è sopra in classifica signori, quindi dobbiamo portarci a casa i 3 punti. Mi raccomando, concentrati. Non abbiamo più paura di nessuno, signori, quindi concentrati, concentrati a cannone. Recuperiamo subito il pallone e andiamo a fare subito il primo gol, signori. Subito, subito il più grandissimo Espimas, che da quando ho sentito parlare di Roberto Carlos si è un attimino svegliato anche lui. Da quando mi sono arrivate le notizie di Roberto Carlos, anche lui ha dato un attimino, ha timbrato il cartellino delle presenze, praticamente, sì. Oh, dove sta andando? Dove sta andando? Roberto Carlos sarebbe tanta roba, signori, perché ci darebbe proprio spazio. Eh sì, Matt, che cazzo non la fai, Matt? Va bene, cerca Valeri, riesce il traversone, mannaggia. Attenzione, Vorlanghen, mannaggia, buono, 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 stiamo andando bene, stiamo andando bene. Abbiamo riscaldato le mani a Buffon, signori. E questa è una gran cosa, abbiamo riscaldato già subito le mani a Buffon. Grandissimo Valeri, nel posto giusto, al momento giusto, Totti, 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 Totti mio, cazzo non la fai. Attenzione. Ma porca, meno male che c'è Stromer che gli dà una spallata e riusciamo a recuperare la palla. Valeri decide di andare lui. Valeri, vede il Babangida in velocità. Babangida in velocità, taglia fuori il difensore. Babangida entra in aria. Babangida tira la cazzarola. Boh, non capisco cosa aspettava a tirarla. Totti sul calcio d'angolo. Totti permette. Che riesce a girarsi. Mette all'angoletto. Non so chi ha tirato. Però era una buona azione d'attacco, una buona azione d'attacco, non ho capito bene di preciso chi è che abbia tirato, però
Qualcuno aveva tirato, signori, qualcuno aveva tirato e a noi questa cosa già andava bene. Amoruso, con calma, calma, Babangida. Babangida fa fuori il giocatore del Parma. Parte lui, il Bamba, parte il Bamba, parte il Bamba. Attenzione, il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba. Il Bamba riesce a rientrare, il Bamba riesce ad entrare, il Bamba, il Bamba. Mannaggia. Ho cercato il passaggio nello stretto, non mi è riuscito. Attenzione, 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 attenzione. Grandissimo l'intervento. Pallone recuperato, attenzione, attenzione a non perderlo ora perché sono cavoli lì. Dopo che mezz'ora abbiamo fatto per recuperarlo, bravissimo Forlanghe. Forlanghe per Totti, Totti mio, sveglia, guarda che ti cambio, eh. Ci sono tantissimi giocatori che sono pronti per quel ruolo, Totti mio. No, ok, Ivanov, al 20esimo. Parma-Roma 0-0, scontro al vertice della classifica. Il Dortmund ormai ha preso il largo, signori. Preso il largo, ma no, per il secondo posto ancora c'è gioco. Per il secondo posto ancora c'è gioco. Jorga, Jorga, Roy, Jorga. Vedes Pimas che cerca per vie centrali Castello che dorme. Castello, se non è proprio. Forse avete ragione. Forse ci serve proprio una punta giusta là davanti. Owen, non so quanto però possa convenire Owen, perché Owen è un po' bassino. Non che Ronaldo sia più alto. Totti cerca subito Babangida che decide di partire. È partito il Bamba. È partito il Bamba per vie centrali. È partito il Bamba per vie centrali. È partito il Bamba per vie centrali. È partito il Bamba. Mannaggia, volevo passarlo a Castello. Non si sono capiti. Attenzione, Babangida. No, Castello. Mamma mia, che brutta palla per Babangida. Che brutta palla per Babangida che poi si confonde. Si confonde, troppo veloce, troppo veloce. Matt, no, Matt mio. È finita, è finita, è finita. Ivanov, salvataggio, salvataggio mostruoso di Ivanov, che sceglie il momento giusto per uscire. Grandissimo, Valeri per il Babangida, 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 azione. E gol! Grandissimo, signori. Babangida, azione trasformata da difensiva a offensiva. E la Roma si porta in vantaggio con il Bamba. Grandissimo a trovare spiazzare Buffone, a trovare l'angoletto. Parma 0, Roma 1. Ottimo, ottimo signori. Ottimo risultato importante. Ricordiamo che poi ci aspettano gli incontri con Arsenal e Dortmund. Quindi 3 punti oggi sarebbero non importanti. Di più, porca mamma mia. Fatto fare le trottole ai nostri difensori, Crespo. Crespo anche lui potrebbe essere un ottimo elemento da valutare. Crespo, secondo me, potrebbe essere un ottimo elemento, un ottimo attaccante da valutare. Però poi. Valeri, Valeri, grandissimo, Valeri lo fa fuori. Lanciato lungo Babangida che ci prova a correre il Bamba. Gliel'ho data troppo presto. Gliel'ho data troppo presto. Grandissimo Forlanden. Buona la situazione. Valeri, 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 Valeri in una posizione che non è la sua. Valeri in una posizione che non è la sua. Cerca il fondo, lo trova, ma non riesce il cross. Attenzione, Babangida, lo stop, il tiro improvviso. No, che cazzarola fa? Perché è scappato il pallone? Che cazzarola era? No, 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 mamma mia. Meno male che si è rincredito il gioco, signori, perché un liscio terribile. Attenzione, fuori Vannoni, dentro De Boa. Ancora da Bo, ancora prima della fine del primo tempo. Una sostituzione un po' strana, però che il Parma ha deciso di fare. Mannaggia, attenzione, Jorga, Jorga cercato, Espimas su quella fascia, 42esimo. Se ne va, la Roma, Espimas, 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 Espimas. Cross per vie centrali, attenzione, niente. Niente da fare, che cazzarola. Dai, recuperiamo sto pallone, mannaggia. Attenzione a Moruso, attenzione. Palla lunga, ma Ivanov c'è. C'è, firma il cartellino della presenza Ivanov, grande così. Il Parma ora mi sa che proprio ha spinta anteriore. Ma finisce qui. Fine primo tempo che finisce così. Roma 1, Parma 0. Roma 1, Parma 0. Noi servono i 3 punti, signori, per forza. Spostiamo ora Babangida su questo lato di qua. Vogliamo fare una prova? Chi era quello proprio alto? Jürgens e Njorg. Ma Njorg non è che è proprio tanto più forte di. Facciamo giocare Njord, dai. Castello per Njord. Diamo un cambio alla squadra, dai. Non che Castello abbia giocato male, però magari Njord mi riesce a dare qualche spunto in più sui calci, sui cross che riusciamo a fare. Attenzione, Babangida, grandissimo gioco a centrocampo, incredibile. Il Bamba, calcio d'angolo. Ha provato a tirare, Babangida. Attenzione, Totti, 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 Totti per Vorlangen che riesce a girarsi su se stesso. Vorlangen, Vorlangen, Vorlangen! Mannaggia!
Una buona azione della Roma, una buona azione della Roma. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione. Il Parma, Crespo, 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 Crespo. Va bene, pallone messo fuori. Njorg, bello Njorg, che la spizza subito per Babangida, che però sbaglia il movimento, il Bamba. Attenzione, bellissimo questo. Mannaggia la miseria. Fallaccio a centrocampo, va bene, ci sta. Forlander si prende il cartellino giallo. Ortega, punizione, pallone già dal centro. Buono, qui il rinvio. Attenzione, attenzione, attenzione. Qualcuno, mamma mia, hanno fatto quello che volevano. Valeri però riesce a recuperare il pallone e decide di fare qualcosa di sbagliato. Valeri, complimenti Valeri, con tutto quello che potevi fare, hai fatto l'unica cosa sbagliata che dovevi fare. Attenzione, dai, Totti. Mamma mia, attenzione ancora Valeri, la Roma non vuole buttare il pallone. No, 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 ma stiamo scherzando? Ma che cazzo, che problemi avete? Che problemi avete? È nostra calcio d'angolo. Ma che problemi c'ha Valeri, signori? La prossima volta la spazzo? Anche perché dico, c'abbiamo quello che è alto un metro e una quaresima. Sì, ci va Babangida a prenderla di testa, ma porca miseria, come fa ad andarci Babangida? Njorg, 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 Njorg. Dabò, se la porta fuori, grande Dabò, bravo, dai, sbagliano anche loro, signori, sbagliano anche loro. Dušić, attenzione, attenzione, ah, mamma mia, mamma mia, mamma mia, calma, 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 calma. Sofferenza per la Roma, signori, stiamo a sbagliare tutto quello che possiamo sbagliare, stiamo a sbagliare tutto, proprio, possiamo sbagliare qualcosa, meno male che c'è Vorlangen che mette ordine. Vorlander, 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 lancia il Bamba, attenzione, Cannavaro, cerca la chiusura, Cannavaro, 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 c'è il cross! Espimas si dimentica di saltare, signori, Espimas si dimentica completamente di saltare. E niente, poi questo passaggio inutile. Ivanov, che cazzo la fa Ivanov? Se mo questi la tirano da così. Met. Grandissimo Met. 1-2 con Valeri. Pallone recuperato. Attenzione a Vorlanden. Vorlanden cercato. Babangida che però sbaglia il movimento. Si muove troppo verso il centro. Ottimo però così. Ma non li sapete fare i passaggi giusti. Valeri. Stromer ci mette una pezza, mamma mia che partita imperiosa di questa Roma che poi perde il pallone in maniera stupida. Potevamo ripartire, mannaggia. Fuori Lasiri per, fuori Sartor per Lasiri. Non so chi siano. Sartor sì, non so chi sia Lasiri. Buonissimo Stromer, si fa trovare nel punto giusto, al momento giusto. Valeri per Espimas. Dai, Espimas mio però, che cazzarola fa? È 2 volte che puoi scattare e gli regali il pallone a loro. Ma porca miseria, ma porca. Attenzione, attenzione Ortega, attenzione, li vogliono far uscire, vogliono far uscire, attenzione. Dai con calma, dai con calma, dai con calma, Vorlanden, Vorlanden, cercato Bamba, cercato il Bamba, cercato il Bamba, cercato il Bamba che si mette dritto per dritto, a parte il pendolino, signori. Il pendolino Babangida è partito, il pendolino Babangida è partito, Babangida! Ci ha provato il Bamba, vediamo se al centro c'era qualcuno messo meglio, no, erano tutti marcati. Totti, attenzione, Totti per Vorlanden. No, fallo, 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 fallo. Bravo, Vorlanden. Non so a chi cazzo la passarla io così, però, signori. Parte il traversone al centro. Niente da fare. Stromer prova a farsi vedere. Ma è una situazione persa. Babangida al limite ha cercato di recuperare il pallone. Rimessa laterale per la Roma al 33esimo. Buono così, signori. Jorga per Vorlanghen, Vorlanghen, Vorlanghen per Babangida, 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 attenzione a Cannavaro. Babangida si mette dritto per dritto, è partito il Bamba, è partito il Bamba, è partito il Bamba! Cercate il passaggio, potevo cercare il tiro da lì forse, era anche meglio se cercavo il tiro. Mannaggia, mannaggia, occhio Valeri, non ti fare superare, grandissimo Valeri, imperioso Valeri, super Valeri! Njorg, 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 pallone indietro, rischiosissimo. Però va bene, attenzione, Totti, Totti, ritrova Babangida. Riparte ancora Babangida, Babangida contro Cannavaro, Babangida contro Cannavaro, bruciato ancora. Cannavaro questa volta Babangida ci prova, mannaggia, c'era Njorg libero, liberissimo. Devo passargli e tirare subito, al 39esimo. Stiamo rischiando troppo, signori, stiamo rischiando troppo. Valeri, Valeri, grandissimo Valeri. Imperioso Valeri, grande partita oggi di Valeri, attenzione. Buono così, 1-2 veloce, Babangida, no, Babangida, proprio tu non dovevi perdere il pallone.
Proprio tu non me lo dovevi perdere questo pallone, Matt! Grandissimo, Matt! Valery riesce a ripartire, Valery, 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 Espimas, 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 Valery, vada solo lui, vada solo lui! E guadagna una rimessa laterale al 44esimo. Grandissimo, Valery! Espimas, proprio per Valery, che si crea lo spazio, cerca il cross! Attenzione, minuti di recupero, minuti di recupero, minuti di recupero! Attenzione al Parma, attenzione al Parma, attenzione al Parma che non sa bene cosa fare. Attenzione al Parma, attenzione al Parma, cerca lo spiraglio per uscire, ma no, niente da fare, attenzione, 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 il Parma lo trova, trova lo spiraglio per uscire, attenzione, ultima azione per il Parma, parte il calcio, parte il cross, attenzione, sofferenza, sofferenza, no, 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 che cazzo non l'abbiamo fatto, che cazzo, no, non ci credo. L'avevo recuperata, signore, l'avevo recuperata. E vabbè, 1-1, porca miseria, ma porca miseria, ma porca miseria, non ci posso credere. Valery per Babangida e Ortega all'89esimo, era già al 95esimo, non era all'89esimo, porca miseria. Va bene così, va bene così, va bene così, e va bene, è andata così, signori. Poco da fare, poco da dire, 35 punti, ne pigliamo 2. Va bene, rimaniamo terzi a 37 punti. Fiorentina non ci supera, ma il Parma rimane un punto avanti sopra noi, 38. Dortmund 43, va bene, è andata così. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!